Ehi, salve a tutti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain. Ma cosa vi lamentate a fare? I prodotti Apple costano poco, siete voi che non li volete comprare. Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. No, ragazzi, tranquilli, non sono impazzito. Sono le parole di un analista, anche se il titolo è un po' fuorviante, ma non sono le mie, attenzione. Neil Seibert, che è un analista del settore, ha praticamente detto che Apple sta vendendo alcuni suoi prodotti ad un prezzo minore di quello che realmente dovrebbero valere. L'esempio che lui ci pone è sugli Apple Watch e sulle AirPods. Ci dice che in America le AirPods costano attualmente $159 e che in realtà dovrebbero costare ben $299. Questo perché i concorrenti, prima dell'uscita delle AirPods, appunto, avevano dei prezzi leggermente, diciamo leggermente, maggiori delle AirPods. Un esempio sono le cuffie wireless Canoa che costano $300. Poi abbiamo le cuffie Bragi Dash che costano $299. Le Samsung Gear Icon X a $199 e così via. In pratica lui dice che Apple sta vendendo i prodotti al ribasso, cioè rispetto al loro valore reale, perché vuole catturare nuovi utenti all'interno del mondo Apple e catturarli, appunto, nel vero senso della parola, nel suo ecosistema. Quindi Apple, iCloud, iPhone, iPad, Mac, cioè inglobare il tutto, perché se tu compri un prodotto Apple, in automatico sei portato a comprare un altro prodotto Apple. Se tu compri iPhone, sei portato a comprare le AirPods, sei portato a comprare anche l'Apple Watch, così via, un Mac, un iPad. Cioè, diciamo che è un'escalation di cose che comunque chi è amante della tecnologia fa, perché vuole tutto il suo ecosistema compatibile. Parla anche di Apple Watch. Apple Watch attualmente in vendita a circa $269 in America, la serie 1, e la serie 2 $349. Cioè, questo tizio, questo analista, dice che in realtà Apple Watch rispetto ai concorrenti, qui ho la lista dei prezzi, $600, $400 eccetera, dovrebbe costare ben $1,259. Cioè, un Apple Watch venduto a 300, Apple dovrebbe venderlo a 1,200 secondo questa analista. Allora io, lo dico schiettamente, ma questo tizio cosa si è fumato? Cioè, di cosa si è fatto? Di qualche droga pesante? Perché c'è, cioè, Apple, ok, vende i prodotti, come dice lui, a un prezzo molto più ribassato per attirare persone nell'ecosistema Apple. Bene, ok, ma, cioè, parlare da 200 a 1200 dollari, cioè, non è un ribasso, è una svendita, quindi sarebbe un prezzo davvero esorbitante. Nessuno comprerebbe Apple Watch a $1,200. Cioè, caro analista, io capisco che tu devi fare notizia, devi vendere i tuoi comunicati, i tuoi rapporti, eccetera, ma queste stronzate, io non lo so, ma io direi che, caro Neil, te le potresti risparmiare. Sembra quasi tipo Neil il grande artista di Art Attack. Ok, torniamo seri. Quindi, questo tizio dice appunto che le AirPods e l'Apple Watch sono due prodotti che dovrebbero costare molto di più, soprattutto Apple Watch. Le AirPods, come ho detto, da 159 a 299, quindi €149 in più, €140 in più, mentre le AirPods circa 1000 euro, €900 in più. Cioè, stiamo impazzendo in questo pianeta Terra? Cioè, io non lo so. Io, ragazzi, come al solito vi ringrazio per aver visto questo video. Scrivete qui sotto nei commenti i vostri pareri, fatemi sapere se questa analista è pazzo o sono io a pensarla diversamente. Io vi ricordo come al solito di lasciare 100 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per Apple Zain. Ciao! Grazie a applezain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito applezain.net.